In questo museo privilegiamo soprattutto la didattica e la divulgazione, ma nel contempo svolgiamo ricerca scientifica avanzata, diversi filoni, tra cui la geobiologia dei carbonati, ma soprattutto ricerche paleontologiche vere e proprie, tra cui molti reperti sono esposti in queste sale, provengono da studi effettuati durante tesi di dottorato, tesi di laurea e ricerche scientifiche portate avanti dallo staff del nostro museo. Ci sono reperti che provengono soprattutto dalla nostra Calabria e quindi vengono da questo sito paleontologico che si trova vicino Tropea, si chiama Sito Paleontologico di Cessaniti, dove abbiamo avviato delle campagne di scavo, quindi abbiamo ritrovato questi reperti che sono stati portati qui nei nostri laboratori, puliti e restaurati, studiati, catalogati e avviati a un percorso di musealizzazione che, come vedete, è esposto in queste nostre sale. Noi tutti gli anni abbiamo partecipato con grande entusiasmo alle edizioni precedenti delle Notte dei Ricercatori. Abbiamo fatto laboratori didattici anche nella manifestazione di pre-evento. E grande è stata l'affluenza del pubblico, soprattutto delle famiglie. Quest'anno sarà, a causa dell'emergenza, un viaggio online, un viaggio, abbiamo visto, del sapere, è particolare nel passato, e allora il museo ha deciso di partecipare facendo un tour virtuale delle collezioni paleontologiche. Infatti abbiamo previsto, ci stiamo lavorando, a una visita virtuale del museo per far conoscere le nostre collezioni paleontologiche. È chiaro che la visita virtuale è sempre qualcosa a distanza, e perderanno, diciamo, la manualità e perderanno il fatto di poter vedere da vicino i reperti fossili e di passare una giornata diversa all'interno, diciamo, delle sale del museo.